Italiani è un popolo canterino, cantiamo ovunque, è verità, siamo anche buongustai, ci piace la buona cucina, la cucina regionale, le tradizioni e poi siamo anche dei buoni lettori. Quindi, signori, vi voglio consigliare un libro che sta conquistando tutti. Cosa è chiara quest'anno, perlomeno? Leggere, imparare e sperimentare. E anche la prova del cretino a Lodi, al Collegio San Francesco, in via San Francesco, è stata alla grande superata. E la Marsina color riciclamino. Alex De Santis è comico stagionato, affermato, un stagionato, po' cretino. Stagionato, sì, stagionato mi piace. Ti piace. Senti, nei panni del cretino, Napoleone. Napoleone andava a cavallo e la gente lo stava a vedere. E quando non andava a piedi era proprio un cavaliere. Napoleone. Ma sai che conosci un sacco di geni, eh? Frequenta qualche cretino ogni tanto, potrai imparare qualcosa. Chiaramente devi avere quell'atteggiamento di riverenza verso il personaggio, ma allo stesso tempo personaggio come Napoleone non può non suggerirti, per esempio, che se la giacca è stretta è perché non sei ancora andato a Waterloo. Devo dire che è stata un'esperienza indimenticabile, qualcosa di incredibile che non mi era mai successo in vita mia. Sei quasi credibile, lo sai? Quasi, eh? L'importante è crederci. Hai età il cretino? No. Non è età. Lui si chiama Carletto, Carlo o Carletta? Carletta. Carletta per gli amici. Perché ti definisci un cretino, Carlo? E Carlo, perché anch'io sono dentro al gruppo. Tu sei dentro il gruppo. Ma senti, dato che diciamo che sei stagionato al punto giusto, uno cretino, a parte nascere, lo è fino alla fine? Anche dopo. Ma un cretino lo sa, se qualcosa non va, non piangerti addosso, ma pensa che spasso, poi canta anche tu. Cretino, cretino, vero, cretino e ne sono fiero, e tu ripigliati dai, vieni con me, al cretino prai, tutti insieme. Come sempre, protagonista di questa presentazione del libro, diciamo, è la musica. La musica è firmata da Marco Carena, che ha scritto la canzone Come nasce un cretino. Marco Carena, come nasce un cretino? In questo caso come ne nascono due, così nella coppia. Un cretino nasce anche facendo queste cose. Senti, ma uno come te che ha fatto San Scemo, ha fatto il Festival di Sanremo, Maurizio Costanzo, ha visto platee insomma importanti, e adesso provare questa emozione di viaggiare come nasce un cretino sotto questa bandiera qua. Non ho capito se è un miglioramento di carriera o un peggioramento. Se potrei... un cretino è una cosa in più o in meno, devo ancora capirlo. Ma tu ti senti veramente cretino? Ma io direi di sì. Punto uno, per essere cretini bisogna... Non fare i cretini ma esserlo. Bravo, dunque si nasce o si diventa? No, cretini si diventa, o si scopre di esserlo, anzi. Si nasce o si diventa? Secondo me si nasce. Il dubbio rimane qua, eh? Il dubbio rimane, essere o non essere. O non è cretino o non cretino. Beh, io chiuderei qua il servizio. lanciamo un messaggio a tutti quelli che sono cretini consapevoli, ma non lo sanno ancora, che vorrebbero essere cretini, ma hanno paura di dire che sono un cretino. Vorrei fare una citazione colta, sì. Citando Kafka. Sì. Un cretino è un cretino, due cretini sono due cretini, 100.000 cretini sono una forza politica, cambieremo il mondo! E con questo? Diciamo che le nostre cretinate sono finite e chiudiamola qua. Andate in pace. Vai, tutti insieme, cretino, cretino vero, me ne vado fiero, al cretino prai, di nuovo, cretino. Cretino vero, me ne vado fiero, al cretino.
Trentino Pride, al Trentino Pride, dove? Al Trentino Pride. Non ho capito.